Ragazzi, scusate se iniziamo il video in questo modo, ma ci è appena venuta un'idea assurda e molto urgente. Se questo video raggiunge 10.000 like entro la mezzanotte, compriamo i biglietti per Inter Real Madrid e andremo allo stadio a vederlo. Ma aspetta, se i like diventano 15.000 gnabri, faremo la live reaction di Inter Real Madrid e la pubblicheremo sul canale. Dallo stadio, dallo stadio. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel primo vero big match di questa edizione della Champions League, Inter contro Real Madrid. Ciao ragazzi. Ciao ragazzuoli. Abbiamo l'Inter, che saremo noi per la SV, contro gli Elite, che saranno Real Madrid. Commentate ragazzi qui sotto un vostro pronostico sulla partita, metteremo il cuoricino a tutti coloro che ci azzeccheranno. E iscrivetevi al canale, perché quando raggiungeremo 940.000 iscritti caricheremo una Mundialito Challenge con tutte le squadre della Champions League. Quindi ragazzi, iscrivetevi. Faremo tre challenge che culmineranno con un 2 contro 2 all'ultimo sangue, che vinceremo sicuramente, scusate lo spoiler. Allora, vedremo. La squadra che ne vincerà di più sarà quella che arriverà prima nel girone. Iniziamo con la prima sfida. Let's go. La prima sarà una no look challenge. Dobbiamo tirare di tacco da qui, due tiri a testa, quindi quattro tiri per squadra. La valletta di questa challenge sarà Tatino, che dovrà decidere in che ordine mettere le porte, perché se segneremo nella porta rossa è meno uno, se segniamo in quella blu più uno, se non segniamo più zero. Parte la squadra di casa, parte l'Inter, parto io. Vai Tati, mettile come sei tu, Che scelta difficile. Vai, ok, fatto. Fatto ed è palo. No, niente ragazzi, zero punti. Vai Tati, spostali. Ok, quindi la rossa a destra e la blu a sinistra. Ottimo. Vai, puoi andare. Vado. Zero punti anche lui. Primo turno 0-0. Se non fosse che però ho sbattuto nel palo della porta buona. No, hai sbattuto la testa da piccolo, infatti guardate cos'è uscito. Vai Tati, io non posso dire niente. Almeno io so far gol, ragazzi. Vai. Vai Gabri. Sì! Più uno. Qualità. Vabbè, qualità, vincete solamente delle challenge dove bisogna fare gol a caso, però fa niente, dai. Allora, vai Tati. Oh, Harry, mi raccomando, Ah, quindi hai lasciato come prima, va bene. Sì. Vai Harry. Psicologia, bene, vai, vai. Harry, sei un grande! Forza! Tutti! 1-1. Ok. Signor Benzema, si giri. So che vuol vincere la challenge, però sta rappresentando Real Madrid, non la Juve. Qui non si ruba. Vabbè, mi dissocio da queste affermazioni. Ok. Quindi ragazzi, meno uno, siamo 2-0. Ultimo turno. Gabri, se la cacci fuori abbiamo vinto automaticamente. Fai 0 punti. Vabbè, se si vede giocare bene fai gol nella porta giusta. Vai Gabri. Vai. L'hai tirata dove non dovevi tirarla. Let's go. 1-0, se Harry fa più uno. Uno pari. Può stare bene Tati. Sì, ok. Ok Tati, va bene. Ma dove? Sapevo che era lì a sinistra, la mia sinistra, però forse era troppo sinistra quella. Quindi 1-0 Inter. Seconda sfida, Gori Challenge. Ricordiamo che siamo in vantaggio noi 1-0 e questo vantaggio aumenterà. Faremo due tiri a testa. Abbiamo un portiere freschissimo, preso direttamente dalle giovanili dell'Atletico Madrid. Dai. Partirò io e chi fa più gol vince. Un bel dito in culo e si vola. Mi dissocio. Il portiere è forte ma non mi spaventa. Forza. È buono solo a chiacchierare questo. Ma Jorginho funzionava. Adesso vi faccio vedere come si batte un calcio di rigore. Karim Benzema. Eccolo. Grande portier! Ci copiano sempre, rigore, tutto. Dai, Rosica più forte, non si è sentito. Tanto ha sbagliato anche te, cosa guarda? Tanto sbaglierei anche saldino. Tu. Saldino. Portiamo in vantaggio questa Inter o no? Angolato! Così si fa, ragazzi. Il mio Jolly, che sta per entrare in campo a tirare. Vinicius Junior, Junior per un motivo. Tira Erdia! Bravo! Disintegrato! 1-1, rifacciamo il giro. Vado io, ho sbagliato prima. E sbaglierai anche adesso. Romelu! Immagina questo gol. Potrei immaginarlo. Ha sbagliato prima, sbaglierà anche adesso. Tira onda. Chiudete le finestre. E qui, attenzione, perché se Gnabry fa gol, abbiamo automaticamente vinto. Diego Milito ha deciso una finale di Champions e decide anche questa challenge. Voleva anche fregare, ma qua ragazzi, siamo troppo forti. Beh, andiamo al 2 contro 2. Terza e ultima sfida per decretare chi passerà primo nel girone. Inter contro Real Madrid 2v2. La nostra porta da difendere sarà quella.
la loro ovviamente sarà quella là. 7 minuti di gioco, ogni gol varrà un punto per questa challenge, quindi noi siamo 2-0. Gli Elites, per far vincere il Real Madrid, devono batterci di almeno 3 gol di scarto. Fanno almeno 2 gol di scarto, ci pareggiano, un gol di scarto, vinciamo noi. Dallo stadio Giuseppe Meazza, è Inter-Real Madrid. Ma perché sto commentando io, vi starete tutti chiedendo? Originariamente la telecronaca era affidata al grande Tatino, ma poi improvvisamente, a nostra insaputa, il microfono ha deciso di lasciarci per sempre. Poi rimessa sempre per il Real Madrid. Izzo. Ma ehi, ci penserò io, Pierino Marconi, a fornirvi un'elegante telecronaca. Squadre pronte, fischietto in bocca, allora via, si parte! Partono subito fortissimo i Pirlas V, ma on para. E allora Gnabry si appoggia per Pierino, Pierino per Gabri, chiude l'1-2, Pierino non ci arriva. Attenzione gli Elites che ripartono velocemente, hanno fretta. Pierre cerca di attenuare la palla ma non ci arriva. Che bello commentare me stesso. Quanto sono veloci gli Elites a ripartire. Harry non passa. E allora passaggio per Om che prova il tiro. E Pierino, il più forte di tutti modestamente. Attenzione Gabri, prende palla, la da Pierino. Cazzo, come ho fatto a sbagliare da lì? Om per Harry che a differenza mia la butta dentro. E allora 1-0, anzi 2-1 per l'Inter. Di parte col parziale di 2-1, ricordiamo l'Inter è partita in vantaggio di 2 grazie alle due challenge precedenti. Attenzione Harry, sbaglia così e non ci crede nemmeno lui. Harry sbaglia porta vuota e io lo sfotto. E allora Pierino prende palla, mamma mia, ma faccio cagare. Tagliamo il replay, grazie. Grazie Harry, ti voglio bene anch'io. 2-2, il Real Madrid ha pareggiato i conti. I Pirlas V devono cercare di tornare in vantaggio ed è proprio quello che succede con questo tiro incredibile e precisissimo di Pierino. Quanto è bel giocato. Riparte allora il Real Madrid con grande forza d'animo. Sono sotto di uno ma vogliono portarsela a casa. Allora rimessa laterale, si incarica Harry alla battuta. E di nuovo rimessa laterale, stavolta batte Om per Harry. Harry prova il dribbling, ci riesce, mamma mia, divino il passaggio per Om che la butta dentro. E allora il Real Madrid pareggia di nuovo i conti, 3-3. I due Blancos hanno un'ottima intesa, un'intesa vincente, quella che Pierino e Gnabry devono dimostrare di avere se vogliono portarsi a casa questo match. Palla fuori, batte Gnabry con lo scavetto per Pierino che la dà a Gnabry. Per Pierino che la passa al fantasma Formaggino, evidentemente che non è stato bravo a segnare però. E allora Harry riparte, ottima ripresa col drone che riprende il palo come quello che prende dalle ragazze. Gnabry prova un dribbling di fino, non so come è riuscito a farla passare, non so come, non sono riuscito a far gol. E quindi ho sfruttato l'occasione e la butta dentro, 4-3 per il Real Madrid che si porta in vantaggio di 1. Pierino addomestica il pallone, elegante rabona per Gnabry che prova a imitarlo ma con scarsi risultati. Allora attenzione Harry che prova il tiro, viene murato. Om riesce a tornare indietro, vediamo se riesce ad appoggiarsi per Harry, non gli riesce la rabona, rimessa laterale. Attenzione, ripartono i Pirlas V che difendono l'Inter. Pierino prova il doppio passo, allora tira fuori di pochissimo. Harry prende la palla, prova a saltare Gnabry che si butta a terra, non c'è fallo dice la regia. Allora attenzione Om, Om che prova il tiro e non entra questa palla. Rimessa laterale per Modric, scusate, per Harry Lazza che prende la palla, prova ad avanzare, gran passaggio però ma bruttissimo tiro. E allora ripartono i Pirlas V, Gnabry punisce così il Real Madrid, scommaggiato gol subito, è 4 pari. Gli Elites sono stanchi e si vede, ma gli serve assolutamente un altro gol se vogliono vincere questa partita. Allora Om si studia bene l'avversario. Attenzione, imbucata clamorosa per Harry che non sbaglia, fa 5-4, Real Madrid che torna in vantaggio. Attenzione perché manca un minuto, resta pochissimo tempo ai Pirlas V per provare a pareggiare questa partita e non essere spugnati sul proprio canale. Harry recupera palla, attenzione, prova il tiro, rimessa laterale, ultima azione, appena la palla esce sarà finita. E allora Om, attenzione, la butta via, finisce qui, Real Madrid vince. Purtroppo hanno barato, hanno... Sì, questo ragazzi è il microfono che non va, per cui abbiamo deciso di chiudere il video il giorno dopo. Quindi ragazzi, in questa challenge ha vinto il Real Madrid, speriamo non accada così anche nella vita reale. Commentate qui sotto il vostro pronostico e mi raccomando, 10.000 like entro la mezzanotte, prendiamo i biglietti per andare allo stadio, 15.000 e vi faremo la live reaction da lì. E ragazzi, iscrivetevi al canale perché abbiamo fatto una Mundialist Challenge versione Champions League, quindi iscrivetevi in tanti se la volete vedere. Detto questo, ci vediamo allo stadio, sempre se farete i bravi. Se farete i bravi.